Buon pomeriggio, benvenuti tutti al nostro Millennium Live, lo spazio dove presentiamo i contenuti del nostro mensile FQ Millennium diretto da Peter Gomez. Lo facciamo eccezionalmente il mercoledì, di solito lo facciamo il venerdì, ma essendoci poi le vacanze di Pasqua, le festività di Pasqua, abbiamo anticipato, per presentarvi il nuovo numero, il numero di aprile, che è in edicola da sabato 8, quindi alla vigilia di Pasqua. Avrete più tempo, credo, spero per voi, per leggere. E noi ci occupiamo di culle vuote. Italia, vi faccio vedere la copertina, ma la vedete anche in sovraimpressione. Italia 2050, un paese senza giovani. Chi ha ucciso la cicogna? Ne parliamo con il professor Alessandro Rosina, che è uno dei più noti demografi italiani, docente alla Università Cattolica di Milano, e ne parliamo anche, vedo che si è collegata adesso, con Maddalena Oliva, che è la vice direttrice del Fatto Quotidiano, e su questo numero di Millennium ha fatto un po' il punto insieme alla collega Natascia Ronchetti su cosa sta facendo il governo. Perché per la prima volta nella storia italiana abbiamo un governo, il governo guidato da Giorgia Meloni, che ha messo la natalità nel nome di un ministero. Il Ministero della Famiglia, guidato da Eugenia Roccella, si chiama Ministero per la Famiglia, per la natalità e, se non ricordo male, per le politiche sociali. Perché diciamo tutto questo? Allora, l'Italia, partiamo da dei punti noti. Come sapete, l'Italia vive un da parecchi anni, da circa 15 anni, un drammatico calo delle nascite. Questo calo delle nascite è dovuto a tante ragioni e ne parleremo, e una di queste ragioni è anche la mancanza di politiche o comunque una non efficace politica di sostegno alle famiglie, ma è solo una delle ragioni. Allora, comincerei proprio a introdurre questo tema con il professor Rosina. Perché? Perché sicuramente, mi rivolgo a chi ci ascolta, avrete sentito parlare tanti articoli ogni volta che l'Istat esce con i nuovi dati, parliamo di culle vuote, parliamo di una popolazione italiana che è sempre in calo nonostante l'immigrazione. Sicuramente avrete sentito parlare del problema dell'invecchiamento della popolazione, cioè il fatto che abbiamo sempre più persone anziane, e questo quindi pone dei problemi anche, per esempio, per la tenuta del welfare, delle pensioni, tutti i temi che affrontiamo su Millennium in edicola, vi ricordo ancora da sabato 8 aprile. Però c'è un problema, dice il professor Rosina, che invece non affrontiamo per niente, ma che è intimamente collegato agli altri due. Cioè il problema del degiovanimento. Cioè il professor Rosina ha dovuto inventare una nuova parola, proprio sul vocabolario Treccani, questa parola è spiegata ed è attribuita appunto al professor Rosina come inventore. C'è il problema di un paese in cui la quota di giovani rispetto alla popolazione sarà sempre più minoritaria da qui al 2050, al 2070, dove vanno le proiezioni demografiche dell'Istat. Allora, chiedo subito al professor Rosina, ma perché secondo lei è importante concentrarsi sul problema del degiovanimento e non tanto e non solo su quello dell'invecchiamento o della scarsa natalità, sempre ovviamente dati gli ovvi collegamenti tra queste variabili? Sì, infatti, intanto grazie e buon pomeriggio a chi ci segue. Il problema è che dobbiamo avere consapevolezza della fase nuova in cui siamo entrati, in cui stanno entrando, insomma, tutte le grandi economie avanzate, ma via via anche progressivamente tutto il mondo, perché è poi uno dei fattori di grande cambiamento di questo secolo. Dal punto di vista demografico, la trasformazione più rilevante del secolo precedente, del XX secolo, è stata la crescita della popolazione. In questo secolo sono i cambiamenti strutturali, cioè è la crescita differenziata nei vari territori, l'Africa che aumenta, l'Europa che diminuisce, e la crescita differenziata per età, gli anziani che aumentano e i giovani che diminuiscono. Ora, per indicare il fatto che abbiamo sempre più anziani, c'è un termine che viene utilizzato, comune, e che è appunto quello dell'invecchiamento della popolazione. Quindi, quando parliamo di invecchiamento della popolazione, questo rimanda al fatto che la presenza degli anziani è sempre più ampia, più abbondante, e quindi quali politiche mettere in campo per affrontare questa crescita della popolazione anziana, il fatto di vivere sempre più a lungo.
Però quello che adesso è nuovo e che è conseguenza della della diminuzione delle nascite, dal fatto insomma che si passa a una natalità abbondante del passato a una transizione demografica che porta le nascite attorno ai 2 figli per donna, ma in alcuni paesi molto più in basso come l'Italia, questo sta producendo una cosa del tutto nuova nella storia dell'umanità. Cioè il fatto che passiamo i giovani come risorsa abbondante delle società, dell'economia del passato, e anche a modelli sociali di crescita, ma anche democratici, basati sul fatto che la piramide demografica aveva un'abbondante presenza di giovani e quindi la loro spinta dinamica, la loro esuberanza, la loro voglia di trovare soluzioni nuove, di produrre dei cambiamenti anche culturali, di produrre anche mobilità sociale, di dare un peso nelle scelte del presente rispetto anche alle conseguenze nel futuro, era una massa critica consistente. Ora questo non lo abbiamo più. E stiamo passando appunto dai giovani come risorsa abbondante ai giovani come risorsa scarsa. Tanto per dare un'idea riguardante il nostro paese, nel primo censimento, dopo la discontinuità prodotta dal secondo dopoguerra, quello del 1951, gli under 30 erano il 52% della popolazione, cioè la maggioranza della popolazione aveva meno di 30 anni. Oggi gli under 30 sono il 27% della popolazione italiana e sono il valore più basso in Europa. Quindi se c'è questo processo nuovo, che ha delle conseguenze anche sulla spinta data all'economia, su quali erano le basi su cui funzionava la società e l'economia del passato, adesso vuol dire che da un lato dobbiamo riadattare le basi di come si produce benessere e sostenibilità sociale e crescita economica, non avendo più quella base solida di giovani, e dall'altro dobbiamo chiedercelo ancora di più in Italia, perché questa ricchezza giovane appunto ce l'abbiamo meno abbondante rispetto agli altri paesi. Questa questione va posta quantomeno nel dibattito pubblico, perché poi se non la affrontiamo e se chiamiamo semplicemente le trasformazioni demografiche, i cambiamenti strutturali della popolazione, col termine invecchiamento della popolazione, perché la riduzione dei giovani porta comunque un aumento relativo del peso degli anziani, la politica sposterà la sua attenzione verso comunque la popolazione anziana e non andiamo a capire invece che cosa succede, quali sono le implicazioni di avere meno giovani. E chiudo, questo sta portando dall'altro a delle implicazioni che sono del tutto inattese e quasi paradossali. Cioè quello che ci si aspetta è che se ci sono meno giovani, questi giovani, come direbbe insomma la teoria economica, quando un bene è meno presente nel mercato è più ricercato, è più prezioso, trova più spazio, più opportunità, e questo invece paradossalmente non sta accadendo alla risorsa giovane in Italia, che quindi si trova da un lato a contare di meno, ad essere meno presente, ma dall'altro a rischiare di essere anche più marginalizzata nella società, nella politica e nell'economia. Quindi questo diventa un tema cruciale, non è solo un degiovanimento quantitativo, ma è una spirale negativa in cui ci troviamo di degiovanimento sia quantitativo che qualitativo, che indebolisce la capacità di produrre benessere e di costruire basi collettive per un futuro solido. Insomma, una volta tanto che le leggi del mercato potevano anche essere virtuose, almeno rispetto ai giovani, vediamo che non funzionano, sono sostituite, perdonate la battuta, dalle leggi di Murphy magari. Ma comunque, allora, no, una cosa molto importante che volevo sottolineare, che ha già anticipato il professor Rosina. È ovvio, lo sappiamo tutti, che l'Africa cresce più come popolazione, cresce più dell'Europa, cioè non è una questione... diciamo non è quello il nostro tema. Noi andiamo a indagare come mai nell'ambito comunque di un'Europa e di un mondo chiamiamolo industrializzato, avanzato, mettiamoci gli Stati Uniti, che cresce poco come popolazione o ristagna come popolazione, in Italia ci sono delle specifiche condizioni che fanno sì che noi siamo addirittura sotto le medie europee come numero di figli per donna o per coppia secondo dell'indicatore, e la nostra popolazione diminuisce di più, e questo è anche strano perché l'Italia invece, se vogliamo andare ai luoghi comuni, ha la fama di essere la culla della famiglia, addirittura del familismo, che qualche studioso, suo collega d'oltreoceano, ci metteva pure a morale, no? Questo mito della famiglia italiana, e invece ci troviamo a essere più indietro magari della Francia, se non della Svezia e della Norvegia. E le faccio un'altra domanda prima di passare, prima di coinvolgere anche Maddalena Oliva e quindi di andare anche sulla questione della politica, perché noi con Millennium abbiamo provato a immaginarci l'Italia del 2050, abbiamo provato a immaginarci
come funziona, come potrà funzionare un paese senza giovani, senza, con pochi giovani. E in realtà, ma qui vorrei sentire anche il suo parere, noi già adesso vediamo dei segnali, perché per esempio quando vediamo che paradossalmente, anche lì siamo abituati ad a dire che in Italia c'è comunque disoccupazione, sottooccupazione, eccetera, però nel contempo ogni giorno leggiamo che c'è difficoltà per esempio a coprire certi posti di lavoro, no? Magari si dà la colpa al reddito di cittadinanza, adesso quasi non c'è più, però questo problema non si risolve. E così ci sono conseguenze, ci saranno conseguenze ovviamente, l'abbiamo detto, sul welfare, sulle pensioni. Quindi noi vi proponiamo su Millennium un long form in cui diversi esperti affrontano i vari settori. Però, professor Rosina, lei come si immagina l'Italia, diciamo, del 2050 con sempre meno giovani rispetto agli anziani, proprio come conseguenze concrete, mercato del lavoro, welfare, territori, perché poi non tutti i territori italiani si spopolano allo stesso modo? Sì, allora, la demografia più di altre scienze ha una capacità informativa di un certo rilievo nei confronti del futuro che dovremo appunto utilizzare. Ci dà l'infrastruttura di come sarà conformata la popolazione dei prossimi decenni. Faccio un esempio, se noi chiediamo a un economista quanto sarà nel 2050 il PIL, il prodotto interno lordo, non è in grado di dircelo. Se chiediamo a un sociologo quanto sarà il rischio di povertà oppure quanto saranno le famiglie che sono sotto o sopra un certo reddito o il tasso di disoccupazione, fa fatica a dircelo. Ma se chiediamo a un demografo quanto sarà nel 2050 la percentuale di over 65, questo dato noi ce l'abbiamo, molto affidabile. Sappiamo che nel 2050 gli over 65 saranno circa un terzo della popolazione italiana, sono adesso poco meno del 25%, saliranno al 33-34%. Sappiamo anche dare in valore assoluto, cioè una cosa certa è che la popolazione italiana continuerà a diminuire, è già iniziata una fase di diminuzione che ha già superato il punto di non ritorno. Dal 2014 la popolazione italiana è in diminuzione e non tornerà a salire. Questo è il primo dato certo che abbiamo per i prossimi decenni. Secondo dato, all'interno della popolazione italiana che diminuirà, e la stima è dell'Istat di attorno 5 milioni, cioè avremo 5 milioni di abitanti in meno, sappiamo per certo che gli anziani aumenteranno di circa 5 milioni. Quindi ci troveremo l'Italia di oggi, proviamo a pensare all'Italia di oggi, in cui però ci saranno 5 milioni di anziani in più. E però l'altro dato certo che abbiamo è che, che diminuirà in maniera consistente anche la popolazione in età lavorativa, perché se siamo all'interno di un processo di degiovanimento come conseguenza della denatalità, della persistenza, e rodere progressivamente le generazioni che entrano al centro della vita attiva del paese. Finora noi abbiamo avuto al centro della vita attiva del paese le generazioni consistenti nate fino all'epoca del baby boom. Da adesso in poi queste generazioni sempre di più entreranno in età anziana e quindi produrranno quella crescita che ho detto, mentre entreranno al centro della vita attiva del paese le generazioni invece nate quando la natalità è crollata su livelli bassi. Quindi noi avremo più degli altri paesi questo divario, questo squilibrio tra anziani che crescono, e questo vale un po' per tutti, vale anche in Svezia, vale in Francia, vale in Germania, ma noi avremo di meno persone in età in cui si produce ricchezza, si produce benessere, si fa funzionare, si finanzia il sistema di welfare, si fa funzionare il sistema di welfare oltre a finanziarlo. Ecco, tutto questo asse portante del paese che produce ricchezza e lo rende sostenibile dal punto di vista economico andrà progressivamente ad indebolirsi. Se l'Italia del 2050, ora, oltre ad avere questi cambiamenti che siamo già in grado di prevedere con buona affidabilità, continuerà ad avere la più alta percentuale di NEET, cioè di giovani che non studiano e non lavorano, un tasso di occupazione femminile al 50%, cioè il più basso in Europa, e la difficoltà poi anche a gestire in maniera positiva l'immigrazione, beh, allora sarà un paese che avrà veramente grandi difficoltà a rimanere all'interno dei percorsi più virtuosi di crescita, di sviluppo delle economie avanzate, e non solo
ad avvitarsi in un percorso di progressiva marginalizzazione, ma con forti dissidi interni, con aumento della povertà, con forti squilibri e con soprattutto molti giovani che si sottrarranno a questi squilibri demografici e di opportunità, oltre a un debito pubblico record che abbiamo, semplicemente andandosene all'estero. Ecco, questo quindi è lo scenario più rischioso che abbiamo davanti. Cioè, a questo si risponde esattamente facendo il contrario di quello che abbiamo fatto finora, cioè rispondendo a questi squilibri demografici, migliorando le opportunità dei giovani, portando l'investimento sulle nuove generazioni sopra i livelli europei, investendo in ricerca e sviluppo e innovazione, investendo in l'incontro fra domanda e offerta, quindi rendendo più efficienti i sistemi esperti come i servizi per l'impiego che incrociano domanda e offerta, migliorando la conciliazione tra la... Esatto, migliorando la conciliazione tra lavoro e famiglia, che aumenta sia la natalità per chi decide di avere figli, sia l'occupazione femminile, e investendo in un'immigrazione che effettivamente sia integrata e inclusa nei processi di crescita e sviluppo del paese. Se agiamo su queste leve, quegli squilibri saranno sostenibili e miglioreremo le condizioni soprattutto delle persone, però le metteremo in le condizioni di essere attive e di fare le proprie scelte di vita. Altrimenti ecco, questi squilibri diventeranno insostenibili. Ecco, sulle politiche appunto, come anticipato, adesso lascio la parola a Maddalena Oliva. L'unica cosa, innanzitutto segnalo alla regia che qualcuna delle persone che ci segue dice che sono un po' bassi i volumi degli ospiti, magari se possiamo provvedere. E intanto devo dire ecco che già la discussione ferve fra chi ci segue, molti pongono dei temi che noi affrontiamo sia con il professor Rosina, che intervistiamo anche su Millennium, sia nelle nostre inchieste, come fanno i giovani a formare una famiglia se non hanno possibilità di un lavoro ben remunerato, dice Emilia De Leo, e poi c'è chi come Ida Napolitano propone meno tasse, lavoro ben pagato, e vedrete come i nostri giovani espatriati rientrano in Italia. C'è chi dice nel mondo siamo 8 miliardi, Claudia Porcu dice siamo quasi 8 miliardi per tanti nel mondo, dov'è il problema? Il problema è che appunto l'abbiamo già detto, il mondo in sé cresce come popolazione, ma l'Italia declina con i problemi che il professore ha evidenziato. Insomma, la discussione ferve. Allora, come dicevo, Maddalena Oliva con Natascia Ronchetti ha fatto un'inchiesta sul ministero, su cosa sta facendo il ministero guidato da Eugenia Roccella, che ha nelle sue insegne, non so se l'hanno già messa fisicamente a Roma fuori dal palazzo, però anche è un ministero per la natalità. Ovviamente sappiamo che sono passati 5-6 mesi dalla nascita del governo, per cui non è che pretendiamo di vedere chissà che cosa, però 6 mesi sono anche 6 mesi, almeno un congruo periodo di tempo per mettere delle basi, per capire anche dove va a parare, insomma, l'azione di governo di un governo di centrodestra che ha parole sulla famiglia, sulla nascita, eccetera, anche storicamente potremmo dire insomma ha sempre puntato. Allora chiedo a Maddalena magari di riassumere brevemente il risultato del vostro articolo e poi magari ti lascio qualche domanda sul professor Rosina, che su Millennium elenca anche degli interventi che il governo dovrebbe urgentemente fare. E allora, innanzitutto buon pomeriggio e anch'io saluto, mi unisco ai saluti a tutti i nostri lettori che ci stanno seguendo. Sì, come hai detto bene tu Mario, abbiamo con Natascia, siamo andati un po' a cercare di capire che cosa la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità aveva combinato in questi primi mesi di governo. Sappiamo che uno dei ministeri, in particolare la figura di Eugenio Roccella, è anche una delle figure più contrastate, no? Nel senso che peraltro proprio oggi in aula c'è la discussione, lei risponderà rispetto alla questione, no, della mancata trascrizione e registrazione dei bambini nati da famiglie omogenitoriali all'estero, e sappiamo quindi che appunto nel corso, ma già la storia stessa della ministra, no, è una storia abbastanza diciamo, contraddittoria se vogliamo, un po' ambigua, dove ricordando le sue origini, no, per chi non lo sapesse, anche se la ministra stessa ha scritto un libro, una sorta di autobiografia che è stata ampiamente ricordata nel momento in cui si è insediata al Ministero, sappiamo appunto che è figlia di due grandissimi storici radicali, uno è proprio uno dei fondatori del Partito Radicale, e diciamo lei descrive come nel corso della sua storia è passata dai valori, no, della laicità,
e appunto le lotte per i diritti civili del Partito Radicale, no, a trovare invece, incontrare poi attraverso la mano di Dio, diciamo così, invece una storia personale che si è tinta molto di più di tradizionalismo, ecco, per semplificare. Poi ovviamente invece nella nostra inchiesta scendiamo un pochino più nei dettagli, anche con qualche aneddoto personale. Se vogliamo, questa tensione che caratterizza la vita della ministra, no, un po' tra riformismo e conservatorismo, è un po' paradossalmente e a sorpresa anche, devo dire, quello che abbiamo ritrovato in alcune delle misure fondamentali che siamo andate a scandagliare anche grazie all'aiuto di un'altra demografa, che è la professoressa Alessandra Minello, che ci ha aiutato, che ha scritto insomma un libro importante per la Terza, che si chiama Non è un paese per madri, ci ha aiutato a capire, no, che cosa si stava muovendo dietro, diciamo, quello che poi è stato fondamentalmente l'intervento più importante che il governo ha fatto in questi mesi, ovvero il pacchetto di misure per la famiglia approvato nella legge di bilancio. Parliamo di uno stanziamento totale di fondi intorno a 1,5 miliardi, che sicuramente è una cosa importante, diciamo, soprattutto considerato che la manovra insomma ha dovuto rivedere, no, al ribasso diverse voci di spesa, e dove ci sono una serie di riconferme che riguardano ad esempio il ritorno alla social card, c'è la riduzione dell'IVA per latte artificiale, pannolini, insomma c'è la carta acquisti, c'è il bonus asili nido, ma ci sono soprattutto, diciamo, due interventi. Uno è l'implementazione dell'assegno unico universale, che era stato introdotto dal governo Draghi, e l'altro invece è appunto l'estensione del congedo parentale facoltativo. Parliamo di quel mese in più che viene riconosciuto ai genitori e che viene pagato fino all'80% dello stipendio, a differenza dei mesi precedenti che vengono invece pagati al 30% dello stipendio. Ed è proprio su queste due misure che ci siamo concentrate, perché entrambe sono state presentate dalla ministra, che appunto ha dovuto ammettere lei stessa, insomma, di non aver potuto fare tutto quello che voleva in questi primi mesi, ovvero, usando le sue stesse parole, no, questa sorta di rivoluzione antropologica a cui lei aspira, no? E che prevede il fatto di, proprio per contrastare quello che lei definisce l'inferno demografico, rimettere al centro del nostro paese, della politica del nostro paese, il tema della maternità. Non solo dal punto di vista, ovviamente, no, lo declina politicamente per quella che è la sua storia, insomma, la sua parte politica, ovvero il tema anche del corpo della donna, di come lei dice, insomma, fare un po' come ha fatto la Francia, cioè rendere cool la maternità, che non deve più essere vissuta come una sorta di vergogna, no? Come un problema che impedisce alle donne di raggiungere la propria soddisfazione lavorativa e personale, ma invece deve diventare di nuovo, no, il centro della casa a cui si costruisce la famiglia, intorno a cui si costruisce la famiglia e attorno a cui si costruisce la nazione. E appunto quello che abbiamo scoperto a sorpresa è che negli effetti pratici, diciamo, dell'applicazione di queste due misure, appunto l'estensione del congedo parentale facoltativo e l'implementazione dell'assegno unico universale, nonostante sia la ministra che la Premier Meloni le avessero presentate entrambe come delle misure a sostegno appunto delle mamme, a sostegno della maternità, che peraltro, diciamo, nel loro linguaggio viene sempre solo appunto declinata così, no? Non mai come genitorialità e solo esclusivamente come, no, maternità, e peraltro la maternità viene spesso, insomma, anche qui definita, interpretata, identificata sempre solo con la procreazione, mai ad esempio con la possibilità invece di aprire alle adozioni, appunto ai riconoscimenti delle famiglie altre. Abbiamo scoperto che invece nell'applicazione pratica questi due strumenti che il governo ha messo in campo ottengono una sorta di effetto perverso, cioè, o meglio, quello che i sociologi definiscono come effetto perverso, ovvero l'effetto contrario rispetto a quello che i policy maker avrebbero voluto diciamo ottenere, no, con quelle politiche. Mi spiego meglio. Anziché andare ed essere, diciamo, delle misure a riconferma del sostegno del femminile come, diciamo, figura, no, interessata dal carico della cura dei figli e quindi della famiglia, sono misure che iniziano a prevedere e incentivare una sorta di redistribuzione invece dei carichi di lavoro all'interno della famiglia, perché ad esempio prendiamo il caso dell'estensione del congedo parentale facoltativo, essendo, diciamo, quel mese in più pagato all'80%,
Spesso noi sappiamo che proprio perché le retribuzioni delle donne sono inferiori a quelle degli uomini e proprio perché appunto gli studi ci dicono, la letteratura ci dice che di fronte alla possibilità di avere un riconoscimento di un'indennità, diciamo così, più elevata, nella maggior parte dei casi saranno gli uomini a scegliere e a fare richiesta di quello strumento, di quel congedo, proprio perché appunto avendo uno stipendio più elevato possono permettere di raggiungere insomma un beneficio maggiore. E quindi diciamo questo è un primo segnale positivo, no? Perché paradossalmente doveva essere, ed è stata anche proprio inizialmente presentata come una misura esclusivamente per le donne, cioè era un mese che avrebbero potuto chiedere solo le mamme. Poi c'è stata una polemica insomma politica abbastanza notevole, quindi la misura è stata estesa anche alla figura dei padri e alla fine appunto il risultato sarà che sarà una misura soprattutto per i padri e quindi a favore diciamo di un'ottica di redistribuzione all'interno dei carichi della famiglia. E la stessa cosa per quello che riguarda l'implementazione dell'assegno unico universale. Anche qui il tema qual è? Nel momento in cui un governo riconosce la possibilità di una famiglia di una cifra che per quanto bassa e più bassa anche rispetto al modello francese e tedesco da cui in parte Draghi aveva insomma coniato, no, un po' l'idea e lo strumento, avendo la possibilità all'interno di una famiglia di avere questo sostegno economico, spesso quello che succede nella traduzione pratica è che questo sostegno economico, questa sorta di bonus, diciamo così, viene spesso usato poi dalle mamme per esternalizzare il lavoro di cura, quindi magari per pagarsi quelle rette degli asili nido che altrimenti non riuscirebbero per contribuire a pagare quelle rette degli asili nido che altrimenti non si potrebbero permettere, o addirittura per magari potersi permettere una babysitter. No, che rispetto ad alcuni nuclei familiari che versano in situazioni di difficoltà è difficile. Quindi ad esempio questo diciamo per noi è stato molto interessante, poi siamo andate a chiedere e abbiamo intervistato sia la CGIL sia insomma le reti e i movimenti femministi per cercare di capire e avere anche la loro, no? E quello che è interessante è che comunque appunto questi primi due strumenti, che sono gli strumenti su cui il governo ha puntato di più, sono dei segnali positivi sia per il sindacato che per le femministe, seppur ovviamente molto, no, limitati. Quindi questo ci ha abbastanza stupito. Ovviamente poi nel corso dell'inchiesta andiamo a cercare di capire come invece, no, si potrebbe intervenire a più ampio spettro, no, sul tema della genitorialità, per incentivare insomma la genitorialità. Peraltro il professore prima citavano i nostri dati. Appunto su questo permettimi di fare una postilla. Sì, poi andiamo a sentire anche il professore, perché sulle proposte... Assolutamente, allora noi appunto sappiamo che abbiamo un dato per quello che riguarda appunto il tasso di natalità, che è anche inferiore, diceva il professore, a due figli per donna, no? Se non sbaglio è 1,3 ed è peraltro così ormai da diversi anni. E appunto si parla per l'Italia di una fecondità più bassa tra le basse, proprio perché non solo c'è questo dato di 1,3 figli per donna, ma c'è anche il fatto che come età media insomma delle neomamme abbiamo una delle età medie più alte, no? Perché si parla di sopra i 31 anni, e abbiamo anche la più alta percentuale in Europa dei primi nati da madri quarantenni. E quindi questo diciamo sono due dei dati fondamentali da cui partire per fare una riflessione su questo, perché si portano poi dietro, no, tutta una serie di difficoltà che non riguardano ovviamente solo diciamo così degli aspetti economici e strutturali come la scarsa partecipazione al mercato delle donne al mercato del lavoro, la precarietà, no, e le basse retribuzioni, esatto. Ci sono questi fattori ovviamente che sono molto condizionanti, poi su questo voglio dire tutto lo speciale molto bello, no, che è dedicato alle lettere, no, che proprio su Millennium ha ampio spazio di come la dimostrazione lampante di questo fertility gap, no, del fatto che poi spesso le donne, gli uomini un figlio lo vorrebbero ma non riescono a averlo. Ci sono sicuramente, non riescono ad averlo per queste questioni strutturali che riguardano appunto più l'aspetto economico, però poi appunto quello che tiriamo fuori è che ci sono tante altre questioni che riguardano, se vogliamo, anche un aspetto più culturale, no? E a cui aprire lo sguardo. Ecco.
Allora, io giro queste suggestioni al professor Rosina perché magari un giudizio sulle politiche finora messe in campo, su quello che ci ha raccontato Maddalena, su questi primi provvedimenti, anche su questa strana eterogenesi dei fini. E poi, ecco, il professor Rosina ha dei suggerimenti per il nuovo governo con la premessa che comunque bisogna fare presto perché appunto... Il declino è imboccato, quindi professore. Beh sì, la fecondità italiana è addirittura più bassa di 1,3, si è ulteriormente diminuita, è 1,25, è la più bassa in Europa e appunto abbiamo anche l'età più tardiva di arrivo del primo figlio. L'età tardiva di arrivo del primo figlio è la conseguenza delle difficoltà che incontrano i giovani, è quindi legata alla carenza di politiche abitative. Non c'è solo il sostegno per i mutui, per l'acquisto della casa. I giovani hanno comunque dei percorsi di transizione scuola-lavoro che li mettono in condizioni di mobilità e incertezza e quindi hanno più bisogno di aiuto relativamente agli affitti. E questo è un punto che sta frenando molto l'autonomia dei giovani italiani, su cui si sta facendo molto poco. E dall'altro c'è cioè, appunto la questione dell'inserimento solido nel mondo del lavoro, di avere possibilità di contare su redditi adeguati e quando queste condizioni non ci sono e l'incertezza nei confronti del futuro è alta perché appunto non è chiaro l'indirizzo che avrà poi il governo rispetto all'investire sull'opportunità delle nuove generazioni e il fatto che continuano ad avere la famiglia d'origine come ammortizzatore sociale porta a questo continuo rinvio che poi diventa progressivamente rinuncia. E dopo l'arrivo del primo figlio, quindi che viene sempre più rimandato, c'è la difficoltà poi a conciliare lavoro e famiglia e il rischio è di fermarsi ad avere il primo figlio tardi, più tardi rispetto agli altri paesi e coetanei degli altri paesi. In Italia si arriva ad avere il primo figlio quando le coetanee francesi stanno già pensando al secondo, tanto per avere un'idea, però dopo il primo figlio ci si ferma spesso lì perché se mancano i servizi per l'infanzia. Ad esempio, Francia e Svezia hanno una copertura nella fascia 0-2 superiore al 50%, il che vuol dire che una giovane coppia che pensa di avere un figlio e vuole poi conciliare lavoro e famiglia non ha questa incertezza, sa che il figlio troverà posto in un nido. Se non sbaglio, è la metà, giusto, prof? È È il intorno al 27% in Italia, sì, è il 27%. Cioè, l'Europa aveva fissato il 33% come copertura nel 2010. Noi attualmente siamo ancora al 27%, tra l'altro con una forte eterogeneità nel territorio italiano, con coperture particolarmente basse nel sud e non a caso nel sud la natalità sta scendendo, è più in sofferenza rispetto al nord del paese, l'occupazione femminile è più bassa. E quindi una leva è questa, cioè noi dobbiamo, se vogliamo invertire la tendenza, prima che sia troppo tardi, cioè prima che gli squilibri demografici compromettano la struttura italiana della popolazione in modo tale che anche aumentando la fecondità le nascite non possano più salire perché abbiamo ridotto così tanto la popolazione giovanile, cioè la popolazione in età da formare una famiglia ed avere figli, che appunto non siamo più in grado poi di far salire le nascite perché si riducono anche le potenziali madri e quindi si entra in quella trappola demografica, no? Meno nascite ieri vuol dire meno genitori oggi, meno genitori oggi vuol dire meno nascite domani vuol dire meno genitori dopodomani e siamo già vicini a questo punto di non ritorno di questa progressiva riduzione della popolazione giovanile, appunto in età riproduttiva, che rischia poi di avvitare progressivamente la natalità e non consentire più che possa salire. Quindi è urgente e per farlo bisogna portare le politiche italiane a livello delle eccellenze europee. Sui nidi abbiamo detto, l'esempio è quello della Francia e della Spagna, la copertura è superiore al 50%, noi dobbiamo avere un piano serio di implementazione sul territorio che consenta poi alle coppie che decidono di avere figli di sapere che il figlio potrà trovare un posto, un nido, ma anche effettivamente accessibile con orari adeguati, con qualità adeguata e con anche ovviamente poi costi per i nidi e quindi tariffe adeguate. Questo è un primo punto. Il secondo punto è quello dei congedi di paternità. E qui c'è il caso interessante della Svezia e più recentemente della Spagna. La Svezia e i paesi scandinavi in generale mettono in campo misure che sono pensate per essere usufruite allo stesso modo da madri e padri.
cioè appunto per la genitorialità. Cioè, e questo fa sì che non ci siano solo politiche di conciliazione o di armonizzazione tra tempi di vita e di lavoro, ma anche di condivisione all'interno della famiglia tra madre e padre, in modo appunto che la famiglia sia più armoniosa anche rispetto al benessere relazionale, perché vuol dire sviluppare i codici di cura anche dal punto di vista paterno, che poi hanno ricadute sulla relazione padri e figli in tutto il corso di vita, ma appunto fanno sì che i carichi anche all'interno della famiglia domestici di cura siano appunto equilibrati tra madri e padri, e non invece a carico soprattutto e solo delle madri, che va a comprimere come sovraccarico anche la possibilità di realizzarsi in vari ambiti e col rischio di bloccarsi poi e fermarsi solo ai figli unici. Poi c'è tutto il tema anche delle politiche aziendali. Se noi guardiamo il part-time in Italia, è sugli stessi livelli degli altri paesi, della media europea, solo che nel resto d'Europa il 2/3 del part-time è scelto e reversibile. In Italia invece più dei 2/3 del part-time è imposto dalle aziende, quindi non è un'effettiva politica di conciliazione, serve per mantenere bassi i costi del lavoro e appunto le remunerazioni. Quindi noi abbiamo bisogno di un pacchetto ampio, non c'è un'unica misura che funziona, serve un pacchetto ampio di politiche, di misure che si allineano al meglio delle esperienze europee e che mettono quindi i giovani italiani, le donne, le coppie nella possibilità di realizzare pienamente le proprie scelte di vita. Siccome poi queste scelte si collegano anche natalità, autonomia dei giovani, occupazione dei giovani, inserimento solido nel mondo del lavoro, natalità, occupazione femminile, conciliazione tra queste due scelte, benessere economico delle famiglie con figli, perché se poi manca il benessere economico delle famiglie con figli e non ci sono aiuti adeguati, qui l'esempio più interessante è la Germania, dove l'assegno unico arriva oltre i 200 euro per ciascun figlio. Noi siamo a livelli di 50 euro della parte universale, che si alza a 75 euro per il primo figlio in casi particolari, quindi anche qui siamo molto di sotto quello che si fa negli altri paesi. Il rischio appunto è che le famiglie si trovino in povertà economica nel momento in cui decidono di avere figli, e questa povertà economica si trasforma spesso in povertà educativa, e la povertà educativa rende ulteriormente fragili le nuove generazioni, e quindi diventa un circolo vizioso che poi frena la mobilità sociale, aumenta l'impoverimento e depotenzia la possibilità di sviluppo del paese a partire dalla forza, dall'energia che le nuove generazioni possono dare, perché qualsiasi futuro di qualità parte dal rinnovo generazionale, cioè dalla capacità delle nuove generazioni di poter contribuire a trasformare il cambiamento del proprio tempo in miglioramento attraverso strumenti adeguati, perché le loro scelte vengono prodotte in maniera solida e possono produrre valore. Ecco, sono queste scelte e questa capacità delle nuove generazioni di esserci e produrre valore che si è indebolita fortemente nel nostro paese. Grazie, grazie professor Rosina. Dobbiamo concludere perché siamo andati avanti, insomma, tanti temi interessanti. A me però ha fatto sorridere, parliamo del governo, no? Emanuela Corinti, una delle persone che ci segue, dice a proposito del governo: Sabino Cassese, 87 anni, ha ricevuto ben 2 incarichi dal governo. Sembra non c'entrare niente, però un po' è anche il segnale di come il degiovanimento, cioè le scarse anche potenzialità, anche le scarse, nulla di personale contro l'eminente studioso, però a volte si ha anche l'impressione che prima che si liberino gli spazi per i giovani deve proprio passare tanto tempo. Allora, come vi dicevo, stiamo concludendo, avete capito che qui si rischia una spirale, perché l'altra caratteristica della demografia è che ogni evento è, scusi professore se lo dico da profano, è anche conseguenza di quello che succede prima: pochi figli oggi, pochi genitori domani, pochi figli ancora dopodomani, e impoverimento delle condizioni di vita, quindi magari ulteriore, altro che problema dell'immigrazione, magari è un problema dell'emigrazione dall'Italia. Concludo dicendo, prima di passare ai ringraziamenti, concludo dicendo che ecco, non è solo una questione, quello che abbiamo capito facendo questo numero di Millennium, e anche grazie al lavoro, grazie agli spunti del professor Rosina, grazie al lavoro di Maddalena Oliva e degli altri collaboratori, che non è solo che è importante avere i bonus, gli asili, eccetera, eccetera, ma che in realtà si fanno pochi figli in Italia anche per i mali strutturali del sistema italiano. E questo ce lo dicono, chi ce l'ha detto? Ce lo dicono i nostri lettori, l'ha anticipato prima Maddalena Oliva. Noi stiamo raccogliendo ancora le storie dei nostri lettori che hanno dovuto rinunciare o a fare figli proprio in assoluto, oppure magari hanno fatto un figlio o due figli, ne volevano di più, ne avrebbero desiderati di più e non li hanno fatti per problemi materiali. Questi problemi abbiamo chiesto appunto ai lettori di raccontarci
le loro storie, alcune le trovate pubblicate su FQ Millennium in edicola sabato 8 aprile, altre le troverete pubblicate sul sito, sul fattoquotidiano.it, a partire dalla fine di questa settimana e poi successivamente, e tutti ci raccontano che gli ostacoli sono proprio quelli del lavoro precario e lavoro precario prolungato fino a un'età, magari non è solo l'inserimento ovviamente dei primi lavori dei giovanissimi, ma prolungato fino ai 40, qualcuno fino ai 50 anni. Le retribuzioni basse, non solo per i precari, ma anche chi ha il posto fisso. Noi abbiamo ricevuto una lettera, mi ha colpito molto, una coppia, lui ingegnere che gestisce, ingegnere assunto regolarmente, che gestisce progetti per milioni di euro, lei tecnica amministrativa assunta in un'università, tutte ovviamente tutte e due con un l'ISE sembra fantasmagorico e quindi hanno diritto a pochi aiuti, e loro dicono un secondo figlio ci renderebbe poveri perché i costi sono elevati, in Italia costa tutto, i servizi non sono efficienti, eccetera eccetera. E c'è il problema della casa, i costi delle case, degli alloggi, soprattutto in quelle zone dove magari è più facile trovare lavoro. Noi stiamo a Milano, sappiamo, noi nel senso la redazione di Millennium, Maddalena è a Roma, ma insomma, proprio magari dove ci sono le opportunità di lavoro poi non vengono colte, questo ce lo dice la cronaca, perché trasferisciti a Milano magari per uno stipendio di 1.500 euro e trova una casa, che un alloggio che non te li assorba tutto. Quindi tanti problemi italiani in realtà che non sono solo legati alla natalità finiscono per influire sulla natalità e insomma, quindi io vi invito a continuare a scriverci innanzitutto le vostre storie all'indirizzo redazione web @ilfattoquotidiano.it specificando nella mail l'oggetto figli, e noi continueremo a leggere e pubblicare le vostre storie, magari chissà anche chi di dovere le leggerà e ne terrà conto se vorrà fare quelle serie politiche per la famiglia. So che siamo in chiusura, però c'è proprio una cosa che volevo aggiungere a questo, no? Perché è una delle cose che abbiamo scoperto, che poi non abbiamo potuto approfondire, e che invece secondo me è una chiave molto interessante, che si lega, no, a quello che diceva il professore a partire dall'inizio. Tu giustamente hai citato una serie di variabili strutturali che riguardano il piano economico, poi il professore invece appunto ci ha aperto di più lo sguardo, no, sulle questioni che riguardano la difficoltà, no, in Italia a conciliare il lavoro di cura e quello diciamo invece esterno, no, alla casa per le donne, la bassa diffusione dei congedi parentali per i padri, peraltro appunto citando l'esempio della Spagna che di recente ha introdotto quello obbligatorio fino a 16 settimane in maniera paritaria sia per mamme che per padri. Consideriamo che per noi la grande rivoluzione è aver introdotto 10 giorni, nel senso lì parliamo di 16 settimane, noi stiamo festeggiando il fatto che il congedo obbligatorio per i papà è passato da, se mi ricordo, se fossero 2 o 3 giorni a 10 giorni, quindi questo è il livello del tempo. Però c'è anche una cosa, abbiamo visto poi le dinamiche più proprio del femminile, quindi il tema appunto della scarsa partecipazione al mercato femminile, il fatto di arrivare così tanto tardi e come età biologica la possibilità di avere un figlio, no, comporta ancora una serie di difficoltà per le donne stesse, quindi spesso le difficoltà legate ad esempio ai percorsi di procreazione medicalmente assistita, di fecondazione artificiale, no, che oltre ad avere un costo economico che non è sostenibile da tutte le donne e da tutte le famiglie, hanno anche poi un esito incerto dal punto di vista del risultato. Però oltre a tutte queste variabili, quello che noi abbiamo notato, ad esempio, su cui non avevamo riflettuto, è che uno dei fattori che scoraggia anche i giovani a pensare al proprio futuro in termini insomma di famiglia e di genitori è ad esempio la variabile della crisi climatica. Ed è per quello che quando il professore diceva, cioè fare investimenti su giovani vuol dire anche quello, cioè molte persone che noi abbiamo incontrato ci hanno detto che chiaramente una delle dinamiche che più scoraggia è anche il pensiero e diciamo e la consapevolezza, no, del fatto che con il cambiamento climatico la crisi che riguarda l'ambiente sarà una delle grandissime crisi che le generazioni diciamo che adesso si ritrovano a essere più giovani di noi si ritroveranno
dovranno affrontare, no? Nella propria vita, nel proprio futuro. E investire sulla famiglia, investire sui giovani, vuol dire anche, diciamo, magari pensare che chi oggi, per esempio, si sente giustamente, legittimamente di protestare per il clima, non andrebbe magari criminalizzato, tutt'altro, bisognerebbe lavorare anche dal punto di vista culturale, no? Per cercare di, e non solo dal punto di vista di investimenti, per cercare di capire che il tema della crisi climatica e ambientale è uno dei fattori che incide psicologicamente sul desiderio di genitorialità, no? Perché altrimenti vuol dire che non riusciamo ad allargare lo sguardo a comprendere tutte le dinamiche che invece stanno dietro la scelta di diventare genitori oggi. Prego, professore, poi andiamo a chiudere. Sì, dobbiamo pensare che rispetto alle sfide che abbiamo davanti sono sfide complesse e non si possono risolvere in maniera ipersemplificatoria e che la risposta a queste sfide non può che arrivare dalle nuove generazioni che appunto portano la loro lettura del cambiamento, di quello che non funziona nella società, nell'economia, nel modo anche di guardare il rapporto con il clima e delle soluzioni che andrebbero trovate appunto per un rapporto migliore, per un modello sociale di sviluppo da ripensare completamente e anche nel rapporto con l'ambiente. Quindi la risposta sono le nuove generazioni e quello che possono produrre e gli strumenti efficaci che possiamo dare loro perché facciano la differenza attraverso appunto il futuro che vogliono realizzare da protagoniste. Ecco, io partirei da questo, cioè come il futuro ve lo immaginate, come lo vorreste, di quali strumenti avete bisogno e la società e l'economia e la politica mettersi a disposizione perché quello che consente ai giovani di costruire un futuro per loro migliore è quello che li ingaggia maggiormente poi a sentirsi attori positivi. Benissimo, grazie. Allora io ricordo anche che per chi volesse approfondire ulteriormente come siamo arrivati a questo punto, il professor Rosina ha da poco chiuso e pubblicato un libro con il collega Roberto Impacciatore sulla storia demografica d'Italia, dall'unità d'Italia a oggi, così uno vede un po' tutta l'evoluzione, i vari passaggi fra boom e declino. Più modestamente, chi vuole approfondire questo tema può andare in edicola sabato 8 aprile ad acquistare FQ Millennium, che è disponibile anche in PDF e potete anche abbonarvi sia alla versione cartacea che a quella digitale sul shop del fattocotidiano.it. Se vi piace il giornalismo d'inchiesta, di approfondimento, e come vedete, insomma, io credo che anche da questa conversazione sia venuto fuori un po' il taglio, lo spirito di cercare sempre di andare oltre anche le cose di cui discutiamo spesso, però insomma cercare di andare alla radice dei problemi e cercare anche di immaginarne qualche soluzione con chi, come il professor Rosina, ha dedicato, credo di poter dire, tutta la sua vita professionale a questi temi. Allora io ringrazio ancora il professor Rosina dell'Università Cattolica di Milano, ringrazio la collega Maddalena Oliva e auguro a tutti, è sempre difficile alla fine di queste dirette dove enunciamo tonnellate di problemi dire buone vacanze per chi le fa, però insomma auguro a chi può farlo qualche giorno di riposo e di relax e noi ci vediamo al prossimo Millennium Live. Grazie davvero a tutti.